Buongiorno, questo è il haul di ieri sera. Allora, questa è una maglietta del Prague Gothic Treffen che me l'ha regalata Holly. Poi c'è la toppa di cellophane, spilletta del Prague, due spillette di cellophane. Questa rosa me l'ha lanciata cellophane praticamente. E giro la telecamera. Poi questa è una maglietta che ho preso dal merch di Cellophane e questo è un orecchino dei Christian Death fatto con un plettro. E stasera volevo prendermi una maglietta delle Kayla Mikla e vediamo cos'altro c'è. Sicuramente prendo spille e toppe perché voglio farmi un'altra giacca. E oggi si va a un negozio gotico, però prima andiamo a mangiare il sushi. E vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. L'idea era quella di andare in un negozio gotico e di andare a una absinthe dopo. E che volevo il gelato di nuovo, che non sono riuscita a mangiare l'altra volta. Poi dopo si va di nuovo al secondo giorno di festival e vediamo cosa riesco a trovare nel merch. C'è il mio numero 2. Una bellissima vista del ponte e della cresta del mio tipo. E qui c'è il mio outfit. Non si vedono le calze strappate, magari sì. La cosa divertente è che me le sono strappate oggi e per sembrare una death rocker me le sono poi strappate ulteriormente a casa e sembra fatto apposta, invece no. Oggi sembravo una barbona e comunque mi sono dimenticata di fare il video haul con la roba di Killstar, per esempio con questo collarino che mi sono presa oggi. Mi stanno correggendo la visuale dalla giuria. Di affettuoso. Comunque siamo al secondo giorno, oggi lui suona dopo le band e non mi ricordo la line up assolutamente, la metto dopo sotto i video. E la band che mi preme più vedere sono le Kayla Mikla, di cui voglio anche comprare la loro maglietta. E poi magari farò un video a parte con la roba che ho comprato oggi nel negozio gotico. Ho preso tutta roba di Killstar. E adesso stiamo andando al locale e vi saluto. Thank you.
la giornata è andata e io sono morta e c'ho anche il segno del rossetto sulla guancia. Cioè un pochino me lo sono fatto io con... mi sono messa un po' di robo nero e un po' il rossetto della mia amica che mi ha dato il bacino. Vabbè, comunque sono accartocciata veramente, non ce la faccio più. C'ho le gambe che sembrano degli spaghetti e sono rimasta veramente impressionata dalle calamicla perché è la prima volta che le vedo dal vivo. Mi avevano detto che erano strafighe, però non mi aspettavo così tanto. C'è lei che è veramente carinissima, cioè tra l'inquietante e il puccioso, poi veramente giovanissima, e voce spettacolare, e carisma della Madonna, e a un certo punto si è anche messa a quattro zampe, al contrario, come l'esorcista, e ha iniziato a fare tutti i versi. Che stavo morendo, cioè spettacolo, vabbè, e spero di rivederla assolutamente perché sono troppo brave e io ho bisogno di dormire. Un saluto.